Un saluto amici dalla redazione del Centro Meteo Italiano. Tempo instabile sulla nostra penisola come anche su molti paesi europei a causa della persistenza della vasta depressione a nord dell'arco alpino. E così come ci indica l'immagine accanto della circolazione atmosferica a grande scala, un flusso piuttosto intenso dal nord Atlantico in veste delle isole britanniche, la Francia fino al Mediterraneo centro-occidentale. Come risultato, piogge in transito su queste ultime nazioni e sull'Italia, con nevicate anche abbondanti sul versante settentrionale dell'arco alpino per effetto Stau, in un contesto climatico generale piuttosto rigido. Se questa è la situazione attuale a grande scala, vediamo quale sarà la tendenza meteo nei prossimi giorni, focalizzando l'attenzione nel fine settimana sull'Italia. Secondo il nostro modello di calcolo, nella giornata di venerdì 11 l'Italia sarà interessata dall'ennesimo passaggio instabile con piogge e neve in montagna, non solo sulle Alpi ma anche sull'Appennino centro-settentrionale fino a quote medio-basse. Dalla sera anche sui settori colpiti dal sisma oltre gli 800 metri di quota. Successivamente ci attende una momentanea pausa di bel tempo nella giornata di sabato 12, un po' su tutta la penisola, eccetto dei residui fenomeni al primo mattino sul medio-basso Adriatico. Tempo stabile anche nella giornata di domenica con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, stratificazioni in aumento nella seconda parte della giornata a partire dai settori occidentali con nuove piogge in serata. Come anticipato, contesto climatico ancora sotto la media del periodo, specialmente al mattino al centro e al nord Italia, dove non si esclude la possibilità di qualche giornata fino in pianura. Con questo è tutto, un saluto e buon fine settimana dal Centro Meteo Italiano.